chiunque voglia iscriversi all'ITS deve avere principalmente tre caratteristiche: essere curioso, aver voglia di imparare e mettercela tutta. Perché è vero che è un biennale, ma che duri poco non significa che sia semplice. Però quello che io consiglio a tutti è veramente di provarci, perché dà grande soddisfazione. Impegno e motivazione sono la chiave per il successo che il percorso formativo ITS vuole conseguire per il proprio studente. Lo studente tipo deve avere interesse per gli aspetti tecnici e tecnologici, insieme con una buona predisposizione al saper fare. Altri fattori importanti sono la curiosità per tutto ciò che è innovativo e che consente un miglioramento di prodotti e processi. Ma soprattutto, le chiavi fondamentali per ottenere il meglio da un corso ITS sono passione, voglia di mettersi alla prova. Deve dimostrare interesse, volontà di apprendere, creatività. Deve metterci grinta, deve metterci passione, deve responsabilizzarsi. Devono essere curiosi, devono essere pronti ad accettare le innovazioni. Deve avere voglia di imparare, deve avere voglia di fare le cose seriamente soprattutto, e credendoci uno può arrivare al suo obiettivo principale. Poi sta tutto alla persona, crederci e metterci l'impegno è la base. I corsi ITS sono quindi particolarmente indicati a chi ha stili di apprendimento orientati a una formazione pratica. Grazie allo stage mi è stato possibile unire la mia passione per l'informatica con quella agraria. Questo mi ha permesso di realizzare una piattaforma web dove, grazie alla tecnologia QR code, l'utente finale può visualizzare le caratteristiche botaniche delle piante presenti nel parco. Per queste caratteristiche, i corsi ITS consentono di trasformare una propria passione in oggetto di studio e di realizzazione professionale, accorciando i tempi di inserimento nel mondo del lavoro.